Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti. Oddio, cos'è sta roba che vedo qua? Vabbè, niente. Allora, nuovo video, chiacchiericcio, ovvero vlog. Come state? Spero bene. Allora, dunque, mi metto di questa parte così mi vedete meglio. No, così è peggio, meglio così. Dunque, sì, lo so che questi video sono noiosi, ma mi piacciono e continuerò tuttora a farli. Allora, devo fare il letto e poi mettermi a chiacchierare con voi. Spero che questo video vi possa piacere. Nell'altro video invece, anzi in un altro video, non so se farò questo o un'altra parte, farò il video di make up, quindi vediamo un po' cosa mi esce fuori. Non è detto che riesco a fare tutto e che riesco a fare tutto quello che voglio io nel video. Vediamo, se mia nonna non mi interrompe, perché l'ho anche detto che devo registrare altri video, ok? E niente. Allora, adesso io stoppo il video e ci vediamo dopo. Dai. Buona visione. Lo faccio così come viene bene, ragazze. Oggi non è che mi spreco molto, anche perché sono un po' stanca. Ne sono andata a passeggiare, avete visto anche delle foto su Instagram, ma vabbè. E niente, quindi non ho avuto voglia di fare tante cose, perché stavo già passeggiando, quindi non mi è sembrato il caso di stare troppo lì. Come dire, a fare il letto stamani, tutto lì. E niente, come qua. Allora, dunque, adesso il letto un po' l'ho fatto alla cavolo, ma almeno l'ho fatto. Allora, rieccomi qua. Dunque, come promesso, sono qua a chiacchierare un po' con voi e a parlare di niente, praticamente, perché questo è un video tanto per... E mi piace, vabbè, lo so, non posso pretendere chissà quanto, però almeno chiacchierò un po' con voi. Dunque, aspetta un secondo che mi metto comoda, perché mi sento scomodissima come sono in questo momento io, ma vabbè. Opla, ok, ah, così sono più comoda, diciamo. Allora, non ho fatto molto trucco quest'anno, perché... non mi andava, scusate se sto guardando da quella parte, ma vedo un sacco di notifiche in arrivo da YouTube ed è per quello che guardo di là. Allora, oggi sono andata in giro per tutto Palau, per tutto Palau, insomma, sono stata quasi vicino all'Eurospin per vedere una panoramica, e della panoramica ho fatto delle foto, mi ha accompagnata la mia amica. Sapete che questa amica, tanto ve l'ho detto sempre, ve lo dico per chi è nuovo, e già lo sapete che, chi è, anzi se volete dirlo tra di voi nei commenti già lo sapete, è una mia amica. Comunque niente, non voglio deviarvi oltre, non voglio troppo tenervi oltre, però dopo ce ne sarà un altro video, comunque già ve lo anticipo. E vi dicevo, sono andata con questa mia amica in macchina a fare il giro di Palau. Sì, lì dietro vedete cavalletto, ma lo uso. Oggi siamo proprio standard, come sul dire, proprio alla rinfusa lo faccio questo video, senza luci, senza niente. No, vabbè, le luci ne una qua dietro, ma le ho messe proprio da cavolo. Infatti io non so se si capisce, ma vedete come sono. Questa luce fa proprio, è una schifezza unica. Quindi, vabbè, niente. Ed è anche brutta a vedersi, potevo mettermi vicino alla finestra, ma va bene lo stesso. Allora, quindi praticamente ho visto, vi ho messo anche delle foto su Instagram, se
Mi fa piacere, seguitemi su Instagram, che sono youtuber, ve l'entratino qua sotto. Ve lo scrivo anche nell'info box, così se me lo ricordo ve lo scrivo e almeno mi seguite anche lì. E di tanto in tanto pubblico qualcosina, non tutto, ma qualcosa sì, qualche spezzettone del mio quotidiano privacy. E niente, poi siamo andati in giro per Palau, ma non abbiamo preso nulla di che, nulla di bibite. Volevo andare. Scusate, ma anche questo c'ho. Lo so, è brutto da vedere, ma ho sfadigliato. Allora, ci tenevo a dire che non ho fatto nessuna, non ho bevuto nessuna bibita, nel senso né aranciata né Coca-Cola, solo acqua, però sono tornata a casa ovviamente. Tra le 11 e mezzogiorno sono tornata a casa e ho pranzato ovviamente, perché era quasi ora di andare a pranzare. Lei voleva già tornare a casa, la mia amica ha detto no, io torno a casa, ti lascio sotto casa. E sono rientrata appunto a casa, appunto lì c'è poco da dire. E alla fine ho detto, oh no, cosa mangiamo oggi? Cosa c'è da mangiare oggi? Un po' di patatine fritte con un po' con una fettina impanata? No, è meglio, fettina scaldata e patatine fritte, almeno così facciamo tutto in fretta. Oggi non so. Mi sento che da quando ho preso, non lo so, una borsa bella pesante, non era lo zaino ma era una borsa, bella pesante, ho il braccio un po' cancarato, sarebbe questo qua, non lo so perché ho il braccio cancarato, vabbè. Niente, come dico sempre io, sono dettagli ma non fa niente. Allora, sì ragazze, mi sono mantenuta proprio. Nel senso che volevo dire, non ho preso nessuna bibita nei bar, volevo andare nei bar, anzi mi stavo invitando lei, la mia amica, a prendere qualcosa, mi ha detto no, non prendo niente, tanto quando torno a casa mangio lì, bella che è fatta. Ah, questi giorni stavo pensando di farmi un bel mukbang, visto che alcune di voi me l'hanno suggerito. Di fare un mukbang, e poi lo voglio fare oltre al make up, che tanto il make up lo faccio quasi sempre, non sempre sempre, perché oramai mi sono resa conto che da sono mesi o anni, no forse mesi, che non mi faccio più video make up, da quando mi è stato detto che non sono capace a fare trucco. Chi se ne frega se non sono capace a truccarmi, mi trucco ugualmente. Non vedo perché io non mi devo truccare, se anche se non sono capace mettere quattro colori in croce, mi dovete, tra virgolette, dico, linciare perché non sei capace, o perché non sei una truccatrice, o perché sei una nullità. Ma la vogliamo smettere di criticare le persone che neanche conoscete? Boh. Non dico agli iscritti, ma dico agli haters. Fatela finita. Tanto non la smetterò mai, e non la smetto perché non mi interessa smetterla. Già. Allora, faccio un video mukbang e appena riesco ve lo pubblico il video mukbang, ok? Niente. Per quanto riguarda invece gli acquisti, ho acquistato cosa l'altro giorno? Ah sì, vi ho fatto già vedere. Ah, appunto, c'ho già la scatola perché il resto ce l'ho in uso, sarebbe questo qua della Bio Repair, non si vedrà mai. Ah sì, contro luce si vede benissimo, Bio Repair, chissà per quale motivo contro luce si vede. Questo della Bio Repair è uno smalto che riduce la sensibilità dentale, ripetisco dentale, immediatamente a lungo, poi vabbè. Dal sollievo in 30 secondi dal dolore dei denti sensibili, ok? Dei denti sensibili. Riduce il sanguinamento, in parte ho sentito dire sì, deposita nuovo smalto su tutta la superficie dei denti con l'uso quotidiano. Ripara i tubuli, vabbè, non so cosa vogliono dire, però, dettagli.
E niente, contro le carie, ok? Le carie. Sì, contro le carie. C'è anche sanguinamento. Perché qui c'è, vedete? Ora non so cosa succede, se ve lo faccio vedere, però qua impedisce pure di cadersi i denti e fa venire un gran sanguinamento. Almeno credo che sia così. Poi c'è Sensodyne, che Sensodyne piace anche a Ilenia, Ilenia Country, come si chiama adesso? Non lo so, vabbè, Ilenia. Io la chiamo, prima si chiamava Elena Pauciullo e adesso si chiama, non mi ricordo più il suo nome, vabbè, la sto guardando poco ultimamente, non capisco il perché, boh, sarà che non riesco più a guardare neanche tante altre ragazze, a parte che guardo sempre o Melissa Tani o Clio, Melissa Tani, The Ladies, che sono altre ragazze sempre belle, o vabbè, ne guardo a bizzeffe di video delle altre YouTubers, però, come dire, a guardare tutte quante non ce la faccio, ragazze, perché il tempo materiale di guardare tutte le altre non ce la faccio. A volte guardo Anna Magni, Anna Morana, e quando non riesco a mettere tante like e commenti, guardo e basta. Le altre che riesco a guardare, tipo Orietta Maltoni, la Mattei si dice sì, che Maltoni, che non mi sito sono attore, non lo so, scusami Orietta, Orietta Maltei si chiama, mi pare, sì, poi la cerco e ve la metto nell'info box, perché stavolta voglio cercare di ricordarmelo, Orietta Maltei, pare si chiama, sì, ciao Orietta, un bacio a te e un abbraccio forte a te. Poi chi altro? Vabbè. L'ausile tonno e tante altre ancora. Non le taggo tutte perché non so se ci stanno nell'info box, però che mi viene a mente le taggo, ok? Poi ogni tanto guardo, che ne so, poi sono anche video di saluti, ragazze, datemi retta. Matilde Baldi, Carolina Buonanni, e Michela Di Maio, sì, Michela Di Maio, adoro tantissimo, siete tutte brave, dai ragazze, senza togliere nulla a nessuno, ma siete tutte brave. In questo periodo non sto riuscendo a guardarmi Giulia Cova, però Giulia Cova è bravissima, c'è poco da dire da fare, è brava Giulia Cova, adoro. Però non ce la faccio, non so perché, mi addormento subito, voglio andare a sperimentare come si truccano, cosa dicono, cosa hanno da dire, cosa non hanno da dire, ma non ce la faccio perché o sono troppo stanca oppure mi viene da voler fare altro, cioè da mettere a posto casa, se c'è da fare a casa, spolverare, eccetera. Adesso qua è un po' un disordine da queste parti, però quando metto che voglio spolverare coso, cioè, spolverare cosa? Spolverare la pulita per terra o via discorrendo, adesso non sto qua a dire troppi dettagli, cerco di dare una mansione in casa e pulire. E quando ho più la voglia, che tra l'altro la cosa che più mi rilassa è lavare i piatti, quindi quando lavo i piatti non posso guardare sempre YouTube, perché se guardo i piatti mi devo ogni volta asciugare le mani e guardare i vostri video. Sì, va bene guardare i vostri video, ma devo anche fare le cose che sanno da fare, tipo, che ne so, dare una mano in casa o cucinare o queste cose così. Anzi, è un periodo che non sto più cucinando, mi voglio dare da fare e se riesco a farvi una bella ricetta per voi su YouTube, non me lo chiedete, voglio essere io di impormi di cucinare. Vediamo cosa riesco a fare, se la promessa vale la candela, se il gioco vale la candela, o se no la promessa da marinaio verso nei miei confronti, verso me stessa. Voglio lanciare una sfida a me stessa, se riesco a cucinare per YouTube, vediamo, non è detto, per YouTube, per me, poi lo faccio mettere su YouTube. Se funziona bene, se no, come devo dire, pace, amen. Vabbè. Niente ragazzi, questo era tutto, io adesso vi ho salutato e il mio outfit è questo, come potete ben vedere, ho un leggings nero con dei sandali a modi, no, che sandali, dei infradito, come quelli che vedete sempre nei miei video outfit, nei miei video di abbigliamento, accostare colori con quello con quell'altro.
E poi ho questa maglia che me la vedete quasi sempre o in ogni video o anche non nei video ma nei post di Instagram. E poi cos'altro? Anche nei video vlog per esempio me la vedete tanto in tanto. E basta, cosa dirvi altro? Poi ho una borsa che adesso me l'ho pure dimenticata in camera, sì, cioè in sala. No, oggi non riesco a parlare, non me ne vogliate, ma sono veramente stanca. Ma va bene lo stesso. Ah, Gattaruna appena, il monoblu appena condiviso un post su Instagram. Ok, Paola. Ciao Paola. Un bacio, ciao. E niente. E adesso vi saluto e ci si vede al prossimo video. Ok? Perdonatemi il mood da casalinga, ma non c'ho ancora voglia di truccarmi perché sono stanchissima, ragazze. Poi il sudore, col sudore non appiccica nulla. Sì, è vero che gli ho fatto la doccia, ma non ce la posso fare. A dopo, dai ragazze. A dopo o a domani, non lo so. Ciao! Zombie apocalypse.